Anche io in apertura del mio intervento vorrei ringraziare tutti i commissari per il lavoro svolto. Anche io ammetto di essere tra quei consiglieri che non era convinto dell'opportunità di questa commissione d'inchiesta, ma voglio altresì ricordare che questa commissione d'inchiesta si è creata per un motivo particolare, il fatto cioè che era stato proposto di insediare una commissione d'inchiesta o più commissioni d'inchiesta che si facessero carico di indagare su 6, 7, 8 vicende completamente diverse. A quel punto il capogruppo di Alleanza Popolare Mario Venturini ha fatto presente che questo non sarebbe stato non solo opportuno ma neppure possibile, perché i risultati probabilmente non li avremmo mai visti certo in questa legislatura. E quindi abbiamo detto alle forze di opposizione, nella massima chiarezza, limpidezza e trasparenza, scegliete voi quale credete che sia la più opportuna da cui cominciare. Questa è stata la scelta. Oggi voglio dire che i risultati mi confortano molto e anche quelle mie ritrosie iniziali sono state sgombrate, proprio perché credo che il grande merito di questo lavoro sia l'imparzialità con la quale la Commissione ha agito e la chiarezza con il quale, anche alla percezione e agli occhi di tutti i sammarinesi, è stato presentato un percorso, un periodo molto difficile per la Repubblica. E quindi con questo voglio fare un atto di ammissione e ricostruzione politica e anche rivolgere un ringraziamento ai commissari e alla Commissione. Poi vorrei iniziare invece il mio intervento anche io, come ha fatto qualcun altro, citando un pezzo conclusivo della relazione. Rimane evidente, dice la Commissione purtroppo, che la maggior parte degli effetti determinati dall'attacco a San Marino e realizzati in particolare nella privazione delle libertà personali e nella compromissione della vita professionale, se non della vita stessa, di tante persone che nella distruzione del più grande investimento fatto da una società sammarinese in Italia sono irreversibili. Da questo voglio partire per ricordare l'impegno, perché io credo che questo debba essere ricordato, l'impegno di persone, e voglio citare ad esempio, anche che è stato citato anche quale teste, Ghiotti, che è andato a ricostruire i fatti per i quali è stato chiamato dalla Commissione e che nello svolgere il suo compito all'interno di Cassa di Risparmio ha dovuto pagare in maniera grandissima e fortissima. C'è un passaggio, quello della Commissione, nel quale viene ricordato la frase con cui fu apostrofato al momento dell'arresto, che io credo metta i brividi. E questo credo sia dovuto. È una valutazione personale ed una valutazione che riguarda proprio ciò che è successo, perché c'è qualcosa di molto più grave. Quei fatti non hanno distrutto solamente delle persone, che già sarebbe gravissimo. Quei fatti hanno distrutto anche tante famiglie che in Italia lavoravano, famiglie italiane che erano all'interno di gruppi che in Italia operavano e che da un giorno all'altro si sono trovate senza lavoro. E anche le zone a noi vicine si sono trovate senza grandi ricchezze. Questo lo dobbiamo ammettere e dobbiamo ricordarcene. Questi danni, quindi, come giustamente dice la Commissione, sono ahimè irreparabili. Cosa accadde? Accadde, e anche questo viene messo molto bene in evidenza, che contro San Marino, e non voglio negare qui le responsabilità che anche San Marino ebbe e anche Cassa, e a queste arriverò dopo, si scatenò quella che in più qui hanno definito la tempesta perfetta. E questa tempesta ci travolse. Io, alcuni consiglieri prima di me hanno richiamato giustamente al rispetto istituzionale che si deve, e specialmente da quest'Aula, ad altre istituzioni straniere, ad altre istituzioni che ci sono vicine. Io però non posso fare a meno di rimarcare come, con tutto il tatto che anche la Commissione ha saputo impiegare, alcuni episodi
alcune coincidenze di date siano quantomeno sospette. Non posso dire di più, e credo che nessuno qui possa dire di più, però proviamo a fare a citare qualche passaggio. La domanda degli arresti che viene fatta il giorno stesso in cui esce la sentenza della Corte di Cassazione che senza rinvio dice che Cassa di Risparmio aveva ragione. In quel giorno la Procura di Forlì formula la richiesta degli arresti, che, come ha ricordato bene il consigliere Berti, Gian Nicola, rimane per molto tempo in evasa. Rimane per molto tempo in evasa. E ancora la sentenza del Tribunale di Bologna, che rimane per qualche mese in un cassetto e non perviene a conoscenza di chi doveva giungere. E in più è sotto gli occhi di tutti la campagna devastante che, come San Marino, abbiamo dovuto subire. E questo non vuol dire, attenzione bene, che non ci fossero dei fondi di verità sulla necessità di cambiare sistema, e questo lo rivendico come risultato della maggioranza passata e di questa maggioranza. Ma io credo, e da tanti è venuta questa stessa ammissione, che quegli attacchi siano stati sproporzionati e siano stati veramente deleteri per il nostro sistema paese. Lo ha ricordato, ad esempio, in una intervista rilasciata a Tribuna in data 6 maggio 2014, anche Marcello Mieli, per dire solamente un nome ed una grande firma del giornalismo italiano. E come non è possibile ricordare le telecamere che accompagnavano gli arresti, una cosa disgustosa in qualunque campo essa succeda. E come non ricordare le trasmissioni artatamente costruite per far passare delle verità che erano state pianificate a tavolino e che per forza dovevano essere l'unica verità possibile. Come non ricordarle? E come non ricordare, da ultimo, il provvedimento che soli pochi giorni fa è arrivato, che ci dice che la Procura di Forlì non era già competente ad esprimere un parere, a dare un giudizio, ma neppure ad indagare. Come non ricordarlo questo? Come non ricordarlo? 7 anni di indagini, come non ricordarlo? Vengo ora alla parte più strettamente politica, perché a questa non ci si può assolutamente sottrarre. Nella stesura della Commissione vengono presi in esame i comportamenti di più persone e dell'allora segretario di Stato Gatti e dell'allora ed attuale segretario di Stato Mularoni. Io credo che la Commissione ci indichi una cosa molto chiara: che i comportamenti furono allora assai diversi. Io concordo pienamente nella valutazione e nell'aggettivo che è stato utilizzato per descrivere il comportamento dell'allora segretario Gatti in quel frangente, nelle trattative, nel fungere, certo, in una maniera che pare più quella di un mediatore piuttosto che non quella di chi vuole realmente comporre un dissidio, cioè un comportamento irrituale. Non abbiamo ad ora su questo notizie maggiori per esprimere un altro parere. Una cosa però la vorrei dire: se realmente l'altro teorema che ho sentito, che cioè il perfezionamento dell'accordo con SOPAF avrebbe potuto evitare arresti e quant'altro, io credo che se questo fosse vero, di materiale per le procure italiane per indagare sull'operato anche della Procura di Forlì ce ne sarebbe a iosa. E quindi non lo credo possibile. Il comportamento della Mularoni viene definito neutro. Neutro, ci tengo a dirlo, in questa occasione, ma non neutro in tutto il resto del lavoro che è stato fatto per adeguare
questo Paese agli standard, alle norme e per internazionali e per renderlo nuovamente in grado di parlare ed interloquire da pari con gli altri Paesi. Questo è fondamentale da dire. Non possiamo non pensare agli stati d'animo, alle difficoltà che c'erano in quel periodo. E in quel periodo Cassa di Risparmio non era l'unico problema di questo Paese. Lo dobbiamo ricordare. Era una problematica determinante, importante, ma c'era anche tantissimo altro. E allora, come si è arrivati a questo? Io ho sentito, perché è bene discutere anche delle cause, io ho sentito tanti pareri di tanti esperti di finanza in quest'Aula. Io non lo sono affatto, ma visto che tanti hanno detto la loro, proverò anch'io a dire qualche cosa. Io ad esempio non credo che possano essere accettate le critiche ex post che alcuni membri della passata vigilanza hanno formulato. Come ricordava bene il consigliere Cenci, se l'attività di vigilanza doveva essere espletata fino in fondo, bisognava farlo senza alibi e semmai denunciare quelle cose prima di andarsene, nel momento in cui si faceva quel lavoro. Così come assolutamente non è tollerabile che un soggetto vigilato si sottragga a questa vigilanza, e questo appare in quello che ha detto la Commissione. E il ruolo del CCR è stato preso in considerazione anche questo. Ecco, io però su questo vorrei dire che effettivamente in quei periodi il Congresso di Stato viveva sostanzialmente in un CCR continuo. Questo deve essere ricordato. Questo deve essere ricordato perché alcune questioni erano materia costante di confronto. E quindi io credo anche, come qualcun altro ha detto, che il progetto Delta all'inizio non fosse un progetto sbagliato, ma che lo sia diventato solo alla fine, quando non ci si è resi conto e quando non si è avuto il coraggio di dire che quel progetto doveva subire una battuta d'arresto. Questo sinceramente mi sento di dirlo, perché di fronte a delle valutazioni, come dire, così superficiali che ho ascoltato, credo che almeno il beneficio del dubbio è il rimandare tutta la valutazione, come peraltro ha fatto anche la Commissione, ad un domani sia doveroso. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare quello che è scritto in conclusione alla relazione della Commissione. È questo che dobbiamo fare. Dobbiamo assolutamente fare sistema. Si illude chi pensa che le battaglie che dobbiamo combattere, sia come sistema finanziario, sia come sistema politico, sia come sistema sociale e culturale di questo Paese, siano finite. Non sono affatto finite. Noi adesso abbiamo davanti tante possibilità, abbiamo tutte le sedi opportune per far valere i nostri diritti, come ha ricordato la Commissione, anche nell'ambito particolare di questa vicenda. E la voce di San Marino questa volta deve sentirsi assolutamente. Questo è un obbligo. Deve sentirsi forte e chiara. E quello che secondo me ci è stato indebitamente sottratto, noi dobbiamo fare di tutto perché possiamo rivalerci di questo e di altri comportamenti che sono stati fortemente dannosi per la Repubblica. Si ringrazia il...